Eccomi Gian, arrivo. In teoria finiamo? Non dico chiaramente il gioco, ma almeno la parte di Gian, dato che abbiamo trovato Sigurd l'altra volta. Va bene. Who are you? Do you know a girl named Viola? She sent me to find you. I know no Viola, but I believe I know why you're here. You're looking for a way to the Alphaverse. Very astute, Fa ridere che sia Doctor. pelato. Non so, un po' come se fosse una prerogativa per As diventare it appears, you and I share a uno past. scienziato pazzo. I'll gladly assist you in any way I can. On one condition. Condition? It's been so long since I've had a good conversation. Vuole fare a botte? After all, we have a long and eventful journey ahead of us. No, forse non lui. It seems we had best hurry. Follow me. Mi sembra la velocità adatta per fuggire da qualche parte. Fa da sidecar, guardalo lì. Shall we? I'll leave the driving to you. Grazie, gentile. Non c'è bisogno di salire così sulla moto, ma va bene. È un metodo alternativo, effettivamente. Ciò che si ribalta il vecchio. Ok. Allora, sto guardando, guardo la strada e vedo. Ma che merda è? Cioè, ma che bidoni sono questi qua che guidano? Spara in avanti, rilascia granate, impennata, schiva. Ok. Lascia granate, che cosa? Ah, dietro, ok. Quindi probabilmente posso anche passare. Ah no. Ok, appaiono e rimangono anche dietro, non mi passano tutti avanti. Va bene, va bene. Cioè, ma. Gli homunculus che guida la moto sono incredibili. Aspetta. No, tieni, questo è tuo. Vostro. Gli homunculus che guidano sono bellissimi. Sono strani più che altro. Venghino, venghino. Questo è tuo. Grazie. Ah, si schiantano anche loro? Il rosso è un pericolo. Aspetta, scusa. Il rosso è pericolo. Il coso invece è. Aia, cacchio, questo mi ha preso. E come si chiama? L'ho preso? Mi sa di no. Ma io ho visto un'altra cosa, raga. Ok, levati. Io ho visto un'altra cosa. C'era un oggetto. Non vorrei dire niente, ma mi sa che ho mancato un pezzo. Tieni, questo è tuo. What the f. Credo di aver preso. A parte che sto morendo. Ho visto una sferetta. Fatta anche bene in realtà. Orco cane. Sì, ma questo mi ammazza, raga. Ma figurati se con uno di vita. Con uno di vita, raga, non faccio un cacchio. Niente, c'era un pezzo lì. Forse quello era vita da ricaricare. E vabbè.
Ah, vabbè, si riparte da questo, va bene. È bello il fatto che, cioè, tipo, ogni cosa ha un gameplay nuovo, cioè, ogni volta tira fuori qualcosa di diverso. Sta cosa è incredibile. Cos'è la cosa azzurra? Mi sa che sono le sue robe. Sì, quella era una ricarica, ma vabbè, fa lo stesso, ormai è andato. Aia, quello forse si poteva evitare. Devo ricordarmi che posso schivare come se fossi Baionetta, Ma perché tipo c'ho... Piano. Dove sono io? Ah. Sì, raga, sto prendendo un sacco di schiaffi. Perché posso impennare? Cioè, qual è la cosa dell'impennare? Aspetta, please. Ah, la vita è là in basso. Guarda quanta vita c'ha. Ma siete pazzi. Aspetta, oddio. Ha perso un botto di vita. Non so per quale motivo. Aspetta che è morto. Non so perché ha perso così tanta vita. Spara, Spara. Stavo premendo A. C'era letteralmente scritto premi triangolo. No, da capo. Ci risiamo, aspetta. Stavolta ho il fucile, volendo. Non c'entra un cacchio, non mi frega niente. Io sto sparando. Oh, sta boh. Senza colpire alcun ostacolo. Quelli non li ho preso. Ho schiantato contro 200 nemici, ma vabbè. Ma poi ho mancato tutti i pezzi. Cioè, ho mancato tutti i cosi da mangiare. Forse non c'erano. Va bene, sneaking mission opening. Bello tra l'altro cast, Jean e Sigurd. E basta. Cioè il questo era il gioco. Questo è Bayonetta 3, ragazzi. È stato molto carino. Non mi aspettavo un finale del genere, sinceramente. Ah, oddio, posso anche fare. Ma la domanda è perché? Potevo schivare un po' di più, effettivamente. Non importa, è tranquillo. Che è il tuo nome. So, where do we go from here? There's someone I'd like you to meet. That is why I took this little trip. Viola? Non so perché sta roba mi ricorda un pochettino Metal Gear 2 come finale, tipo al tramonto, però c'era un elicottero. I think you'll find this ride much smoother than the last. Cioè, allora, il fatto è, abbiamo i cinque cosi, i cinque cosi del caos, e... Argento aveva fatto cagare. Ha fatto veramente cagare. Il tempo poteva metterci molto meno. Probabilmente c'era il bonus senza morire. Bonus vita, chiaramente. Ma oggetti non so se sono andato male. Vabbè. E abbiamo i 5 cose del caos e abbiamo Sigurd. Quindi in teoria adesso Viola. Ecco perché va anche pari passo con la storia, ci sta. Adesso Viola può fare quello che deve fare. C'è un minigioco nel negozio di Rodin.
Odin? Bisogna un attimino andare a vedere. C'ero già passato adesso, praticamente. Mette la prova con un gioco retro che include una classifica dei punteggi. Tre livelli. Per sbloccare un livello bonus in cui ottenere tante aureole. Aumenta la difficoltà per ottenere ancora più aureole. Premi più per trapassare uscire dal gioco. Ricorda che le essenze usate come crediti non verranno rimborsate. Puoi uscire dal gioco in qualsiasi momento e recuperare i crediti rimasti, ma non retterà le essenze spese. Le essenze spese è qua direttamente. Allora, fammi un attimino vedere se c'è qualcosa da comprare. C'è qualcosa da comprare. Boia, i demoni attaccano automaticamente nella modalità demon e succube e Bayonetta si muove lì veramente. Aumenta il potere di attacco dei demoni infernali, ma anche la probabilità che si infurino più facilmente. Questo è... Questo lo compro. Boia. Vabbè, oh, dammi anche questo. Tanto li abbiamo. Quello, raga, è tosto. Ho solo 2900? Cacchio, le ho bruciate tutte le aureole. 2490, abbiamo i vestiti per loro. Dammi giusto le scatole personaggi, che qua non so. Non so perché sono qua, più che altro sono numerati in sto modo. Allora, fammi vedere un attimino. Cioè, mi pare di aver visto il minigioco uguale a quello di Jean della moto adesso. E avrebbe anche senso sbloccarlo ora. Dopo aver fatto la moto, appunto. Ah, i crediti sono quelli. Quelli azzurri. Pandemonium Games. Inserisci essenze. Crediti. Ops. Ne ho messe due, vabbè. Questi sono i bonus. Apoteosi, difficile, normale. Facciamo normale un attimino. Oh, mi sa che ho fatto difficile. Vabbè. Vale uno e mezzo comunque. È il moltiplicatore. Avevo visto la grafica, più che altro era strana. È molto strana. What the fuck? Ma perché? Bonus item? Ma che cacchio hanno fatto? Aspetta. Ho preso un'arma. Oh! No, ma c'è il robo, c'è il laser! Io ho comprato dei crediti, posso continuare? Non c'è il tasto continua? Ho fatto cagare. Vabbè, ma va bene. Cioè, nel senso, giusto per vedere che cosa... Che cosa si può fare, insomma. Trofeo ottenuto pietra. Ok. Ma... Fatto, ma parte questo... Cioè, quanti punti mi ha dato sta roba? Boh. Se io torno indietro, in teoria il credito non me lo ciuccia, vero? Cioè, lui ti tiene i crediti. Una volta che te hai messo il credito, lui se lo tiene. Però non è che lo perdi. Io a rigiocarci ci rigioco. Perché altro perché quel trofeo pietra non è il massimo. Però... Non è che ce l'ho anche qua nel menu, magari, che me l'ha messo. Guarda viola lì. No, non credo. Capitolo 13. Andiamo avanti. Poi quel minigioco... Suppongo che, appunto, avevo visto dall'immaginina c'era una moto. Suppongo che vai a ripetere praticamente i livelli che hai fatto con Jean. L'aereo è arrivato. Doctor, allow me to introduce my dear friend, Ceresa.
Cereza. This dashing fellow is Dr. Sigurd. This dashing fellow. A pleasure to meet you, Cereza. John has told me much about you during our trip. Did she? I hope at least some of it was actually true. John has a habit of showing off for the gentleman. You bitch! I can see that you are very close. But that's enough chat. You've brought me here for a singular purpose. Yes? To open a portal to the Alphaverse. Yes. Sadly, I have a date with a terrible bore. Singularity. We'll knock down his door, wring his neck, and end all of this destruction. It's time to finish this. And Cereza, I trust you have what we need. Now, follow me to the altar. Al momento mi sa. Stand back. In realtà Singularity è Sigurd. È lui Singularity, che non è ancora però nato. Cioè lui adesso, in questo momento, diventa Singularity e poi viaggia nel passato. Anche perché comunque dato il trip mentale di Bayonetta 1 e 2 non sarebbe neanche così tanto scontato. Sì, ma sta roba della sta zona io non l'avevo vista, comunque non l'abbiamo mai vista. Hello. Come to see us off. If you're looking for a ride back home, you'll have to wait for the next one. The vermin don't know when to quit. If this device is damaged, we'll never be able to open the portal again. Doctor, you just keep working. Jean? Mi ha danneggiato. Ma cioè muoiono con delle tacchettate? Davvero? Va bene, surfing in the homunculus. Voglio vedere come ammazzate quell'altro col martellozzo. È lui. Stanno tirando i calci al... Ma con più grazia. Ti ha detto adesso, non danneggiate il robo, gli tirano i cazzotti e i calci. Vabbè. Manco fosse una partita di Space Jam. Spero di poter fare qualcosa, ma va bene così. Okay.
Comunque è assurdo pensare che tutto questo sia in Bayonetta. Non lo so, non... giocati il primo e il secondo non mi sarei mai aspettato di vedere queste cose. Togliere tipo le cose da lì. Cioè, siamo passati dal momento di prima. Siamo passati dal momento di prima in cui tutto è epico, no? Che si sgretola la roba, rivela che dietro c'era quell'ingranaggio che apriva poi il portone. C'è tutta la roba lì. Ah, lap dance. No, scusa, pole dance. Ha detto to drink? Vabbè. Un colpo ogni tanto. Attenzione, un primo piano importante per Sigurd. Aspetta un po'. Bastardi. Cosa pensate che, cosa, che. Con chi pensate di avere a che fare? Ma poi, cioè. Non ho letto neanche le informazioni. Vai, diretto. Cos'è? Sconfiggi tutti, sub temporale disattivato. No, no, no. Terreno infido, no. Dove devo andare? Sono con. Il pipistrello. What the f... Raga, non... Vabbè, ma, no, ma neanche sono entrato, ma già disintegrato. Ma, no, fermi, però non vedo il terreno. Non c'è. Ok, però dove devo... dove arrivo? Cioè, fin dove posso cadere? Sono morti cadendo. Raga, mi mancava niente di tempo. Sono morti cadendo. Veramente. Ok. Versetto 1 al Gunnagampampa. Strano. Strana come roba. Cioè, non me lo aspettavo. Posso fare anche un'altra cosa? Voglio vedere. Voglio vedere se c'è Jean. E a parte mi sa che anche possiamo potenziare roba. Ho già visto gli animali là. E non c'è Jean. La torre chiaramente. Un po' da cos'è c'è. Vai, vai. Vai, vai, calci soprattutto. Torre me la piglio. Anche se sto già finendo la roba. Abracadabra, l'arma. Insomma, è meglio Mick. Michele qua è più forte. Preferisco. Ho già finito tutto. Aumenta la velocità dei movimenti. Interessante. Boh. Perché c'ho lei? Allora, è strano. È strano che ci sia della roba qua. Che per carità sta crollando tutto. Ok. Però proprio della roba da fare diversa.
Sì, dei versetti. Per ora non li abbiamo mai avuti qua. Quindi forse potrebbe essere... Allora, io ho detto scherzando, ma... È probabile che a questo punto sia l'ultimo capitolo davvero. Questo si rompe? Spero di no. Dammi un attimino di tempo. Ok. Aureole ci sta. Devo comprarci un paio di robe. L'ho visto un combattimento con gli angeli. Perché c'è il corvo? No, raga. Ma come il corvo? È l'ultimo. È l'ultimo il corvo, raga, no. Ma in che senso? Allora, viaggia in quelle cose lui. Ah. No, ma l'ho perso così? Non lo recupero più. Perché qua sta crollando tutto. Cioè me lo stanno proprio dicendo in questo modo. Oh shit. Già. Elimina un nemico mentre ti muovi con il... Sì, l'ho ammazzato, ma sono caduto. Quindi probabilmente c'era anche il coso. Non cadere, mi raccomando. Grazie al cacchio. Anche quello si è eliminato da solo. Conta? Dov'è la roba dei... degli angeli? Ho visto un coso con gli angeli. Un portale degli angeli. No? Vabbè, mi ha fatto cagare. Ciao! Mi sa che a terra di singularity questa, eh? Questo è il benvenuto. Senti lì? Aureole. Non è lui. Sono le cose che attaccano comunque, che c'era, era pieno. L'avevamo vista, ce n'erano diverse. Via! Ok. Calcio, pugno. No, no, stavo pensando più che altro, non è quella cosa. Ok, questi sono attacchi vari. Immaginavo, non c'ho un Sabbat. Vi ricordate la roba delle bolle? Ce l'ho il Sabbat, però.
L'evocazione del demone non ce l'ho. Ai ai ai. E avevamo fatto quella roba con le bolle quando eravamo in cielo. Bello, c'è anche il calcione. Però mi sa che era l'evocazione del cuore, vero? Cioè quando erano diventati, per diventare gigante. Era giga, giga madame. E tiraglielo un destro, godo. Va bene, va bene. Occhio. Nope. Allora, ti salvi solo perché non riesco a colpirti sempre. Però ho già perso un sacco di vita, eh. Quando vale non lo colpisco più. Cinque sabato per... Va bene. E tiraglielo un cartone nei denti. Nope. Beh, il laser non li fa molto, però va bene. Basta, avanza. Apoteosi? Mi sa di no. Ah! Questo è uno però. O è lo stesso? Cioè c'è anche dall'altra parte. Che è successo? Tre dite. Ciao. E voi? Che cacchio siete voi? C'ho anche il coso rotante? Hello. Oh, un sabato l'ho fatto. Sì, c'ho anche gli attacchi rotanti comunque. Cioè, quelli che ho sbloccato con lei. Quindi up, down anche. È un po' come usare il classico. Buoni. Un sabattino? Mi fa ridere perché non capisco se sto schivando gli attacchi o no. Che ci mettono 6 ore ad attaccare. Non è... Cioè vedete, è come attaccare normalmente. Aspetta che uno forse... Tra un po' ci saluta. Te c'è troppa vita, amico. Un è andato, non è vero? Lui è ragazzotto qua. Che cacchio sono quei robi di morte che c'hanno? Ancora non li ho capiti. Quello forse era il nucleo? Però mi sa che la testolina che usciva era una, eh. Cioè, passa attraverso i corridoi e esce da una parte all'altra. Di tempo lo potevo migliorare un po', facendo anche i sabati e mirandolo sempre, proprio. Cioè, combo è andata bene. La la! Getting in over your head. I'll take care of you.
tipo l'ultima cosa che farei, però. I'm going to take you back home. Eccola. Are you frightened, Luca? Your hands are shaking. Poor thing. Let me help you. Vabbè. Che sapesse o no che era Luca o meno, boh. Non è... Arca merda, è vero che rompe il sabato. No, cos'è che cacchio fa? Fa un botto di danni al round. Ah, abbiamo quegli altri... Giusto, sono scordato che non li ho cambiati. Qui là. Sì, qua non funziona il sabato, vero? Aspetta, togliamoci anche questo giusto per, magari si ricarica. Devo stare attento a non evocare e solo a concludere i danni. Cos'è che stai dicendo? Perché, ma sta parlando? Non sono il meraviglioso Luca Greengreen, sono una patina a nullità, va bene? Il meraviglioso poi è bello. Ti presento la torre degli spiriti là. Boh. Guarda lì come parte la torre quando parte. Arrauna. Questo, vedi, allora, questi combattimenti qua mi piacciono un botto, me. Perché... Cioè, è praticamente sempre una schivata. Talmente veloce il nemico mi piace perché è molto frenetico rispetto a quegli altri. Va bene, anche se prendo gli schiaffi, godo lo stesso. Vai. È divertente. Mi piace quando sono così frenetici. È peccato però perché non ho letto niente. Cioè, mettere dei... A parte i sottotitoli, il discorso magari già lo capisci meglio, anche se c'è lui che urla. Però mettere il dialogo in battaglia, in una battaglia del genere, no. Non ho capito cosa è successo. What the fuck? You have no fucking right to call me by that name. Arrabbiata? Oh, yeah. Arrabbiata come le bestie. E mi sa che qua tocca andare di prepotenza. Porca vacca. Veramente arrabbiata, eh. Io avrei paura. Perché finora non credo di averla vista così. Dai, buono. Però non ho capito un attimo cosa è successo. Cioè, chi è questo? Chi era quello di prima? Chi è questo? What? Che è successo lì? Wow! Ma che cacchio di battaglia? Chi è questo? Chi sarebbe?
Mi sembra tipo... cos'è? Link's Awakening? Link's Awakening era che c'era il... il nemico, quello lì nero, grosso. Era Link's Awakening? Oh, sto prendendo un sacco di schiaffi però. Aia. E non sto capendo più che altro la situazione. No. Fammi fare brutte figure. Seresita, mi hai chiamato Seresita, meriti di morire. Ai ai ai. Oh. Aspetta. Raga, a pelo, Non avevo vita. Con la torre? Addirittura rivolti tutti su di lui. E mo mica? No. Come è andata? Benissimo, ma meno 5.999 di danno. Già tanto che non mi è andato la terra. Luca. Io non ho capito chi era chi. Cioè, chi è caduto, poi è tornato su, chi cacchio? Ah, vabbè, lei che appare dentro una... Kitty. Boh. Benera. Jean? No. Ok. Luca. Fear not, for he is at peace. It seems we have been drawn into the Alphaverse. Okay. Bayonetta, come here. This? The homunculus nerve center? It would seem so. He must have sacrificed one of his own counterparts to control the homunculi from here. His own counterpart? Then this man has to be... Kitty. Dr. Sigurd! That means the real singularity... Fuck! We've been had. Call it. You have been very helpful. But that will be quite enough. Goodbye, Sean. Our time together was short, but unforgettable nonetheless. Grace. Thank you.
shit. Once its purpose is done, all life must fade away. Now, mine begins. Ha assorbito una di quelle sfere che prima erano dentro, che hanno riportato Viola a Luca. Che comunque è uguale agli Omunculus. Si è buttato giù uno. Durato anche meno degli altri. Per essere. Vabbè. Allora, il discorso più che altro è che, a parte che ho perso tutti i tizi, gli animali, devo andarli a prendere. E che cacchio è successo? Cioè, lo sapevo che lui, cioè, era immaginabile. C'è tutto un trip, eccetera, che fosse, che potesse essere lui. Però a sto punto non capisco chi muore e chi non muore. Boh. Lui assorbe essenze varie che poi ci sono però anche dall'altra parte. 25 piante di loto, Gunnagavaragap. Evita di essere colpita dall'attacco di ingrandimento di Adamo Oscuro. Chi sarebbe Adamo Oscuro? Ah! Oddio. È Luca? Adamo Oscuro si chiama. Colpisce Aureole con bacio dalla farfalla di Madame Butterfly, che non so come si fa, perché è una skill che non so, tipo R, boh. Shh. C'è la rana. La rana era la seconda, però. Bastarda. Ho perso il gatto. Che palle. You're an energetic little thing. Aspetta. Hello! Erano tutti qua! No, non andarla! Che palle! Che cacchio! Dai, muoviti! Guarda come salta in giro! Ma che... Allora, Micio! No, ascolta, mi hai rotto veramente le palle. Dai, vieni qua. Vai. Che cacchio. È l'unico modo. Cioè, scusate, eh. Adesso non so come fare. Non riesco a prendere sto cacchio di corvo, raga. Oh. È maledetto. Va intercettato. Posto, io ho finito, posso uscire? Per favore? Ok, ho rifatto anche la battaglia contro Luca. Stavolta ho letto quello che scriveva e praticamente diceva che lui è sempre stato un demone, in sostanza. Cioè, è sempre stato questo demone fin da piccolo e sentiva questa voce che diceva vai da quella parte che fai bene, e lui stava bene facendo quello che diceva questa voce. Allora ho detto ok, la seguo.
basta, cioè diceva tutta sta roba qua. Però tipo all'inizio Bayonetta diceva non è né un demone né un angelo, cioè era un qualcosa di strano. Non avevo capito bene sinceramente che cacchio potesse essere. È una sola battaglia contro... contro lui. Ok. Che ci abbiamo? Ci abbiamo Baal. Ci abbiamo le nostre cose. Dai, calmo. Vieni. Vai là. Io ste mosse non le facevo. Aia. È andata meglio di prima, chiaramente, la battaglia contro Luca, eh. Nonostante stessi leggendo la roba che scriveva. Beh, finché sei così io le combo le faccio lo stesso. Sapete che mi ricorda? Chiaramente molto meno epico. Mi ricorda quello di Spyro 3. C'è un pipistrello di Spyro 3. Il terzo boss, credo. Non mi ricordo come si chiama, però. Sentilo lì come si lamenta. Aia. Oh no. Chiaramente non posso cosare a caso. Non posso schivare a caso senza un attacco. Se no mi fa il coso. Mi fa il terzo jump fatto male. Ma venisse fin qua a lottare. E tu disgraziato. Vieni giù, vieni a terra, vieni. Sennò veramente mi tocca fare solo con loro. Senti come soffre, tipo. Piano. È bellissimo. Aspetta. Torre. È che sei morto, non rompe le palle. Ho fatto abbastanza schifo. Ma è perché se ne sta fuori dall'arena, il maledetto. E vabbè. Sono curioso di vedere qua cosa c'è da fare per i sortilegi. Cioè, non c'è niente. Tempo? Ma neanche, non abbiamo neanche il tempo. Un anello? Vai, vai. Termina il capitolo con Abracadabra equipaggiato. Tre evocazioni in contrattacco. Tre evocazioni in contrattacco cosa sarebbe? Infliggi danni 5 volte con Malphas. Quindi devo entrare con Malphas, Abracadabra. E una a caso. Tre evocazioni in contrattacco. Ma non è l'attacco quello grosso, vero? Il contrattacco, no. C'entra un cacchio.